In questo luogo magnifico è conservata una parte considerevole di quella che è la conoscenza umana. L'information technology, con la possibilità di digitalizzare questi contenuti, consente di conservare e portare la conoscenza al futuro, ma anche di fruire di questa conoscenza in modi non pianificabili nel passato. Questo patrimonio oggi, solo per pochi, diventa un patrimonio accessibile a chiunque abbia una connessione internet. Entity Data è qui per accompagnare la Biblioteca Apostolica Vaticana, quindi siamo stati scelti in questo progetto grazie a quelle che sono le nostre competenze, le nostre esperienze e grazie alla nostra attenzione continua nel tempo a tutto ciò che per noi rappresenta l'innovazione. Attenzione all'innovazione che per Entity Data è un faro che cerchiamo sempre di seguire, che passa da un investimento significativo in termini di risorse dedicate alla ricerca, allo sviluppo. Quello che noi cerchiamo di fare è di interpretare come la combinazione di fenomeni sociali e fenomeni tecnologici che vanno via via emergendo cambia il modo di interagire, per esempio, all'interno della società tra i cittadini e le istituzioni oppure tra i clienti e le aziende. Stiamo vivendo in un mondo caratterizzato da fortissimi cambiamenti. Le tecnologie evolvono in maniera molto frenetica, mi riferisco al cloud, mi riferisco alla esplosione dell'internet delle cose, quindi il fatto che le cose dialogano, forniscono informazione, fenomeni come gli smart city, piuttosto che la nuova knowledge society. Tutto questo che cosa ha portato? Ha portato una discontinuità paragonabile a quella che c'è stata nella rivoluzione industriale, che oggi viene comunemente chiamata come rivoluzione digitale. Questa rivoluzione digitale impatta tutti i tipi di business, quindi clienti, istituzioni devono disporre di nuove competenze, competenze che non sono necessariamente di tipo solo tecnologico, ma sono multidisciplinari in ambito di strategia, di marketing, di come creare i contenuti e di come creare una nuova user experience per i clienti e i fornitori. L'innovazione è un fenomeno ormai necessario per poter prosperare nel futuro, sia come azienda che come società. Entity Data ci crede, l'innovazione per noi rappresenta un valore distintivo, è la condizione necessaria e di successo per il futuro.